Oggi torta ligure di Porri, guardate che bella! Oggi prepariamo una torta salata ligure con i porri. Iniziamo dalla pasta matta. Farina, sale, acqua, olio e impastiamo. Eccoci siamo. La mettiamo a riposare coperta da pellicola trasparente. E mentre la pasta matta riposa, prepariamo il ripieno. Togliamo la parte con le radici, le parti più brutte e appassite. Questo va nell'umido e questi vado a lavarli. E li tagliamo a rondelle. Guardate che belli. E li stufiamo in padella con olio extravergine di oliva. Aggiungiamo un pizzico di sale e li facciamo passire bene. Per stufarli meglio vi consiglio di coprirli. Sono belli morbidi, spegniamo e lasciamo intiepidire. Nel frattempo, come in ogni torta ligure, ci vuole la maggiorana. La tritiamo un po'. E usiamo la mezzaluna. Voi fate a coltello o con la mezzaluna? Usiamo la ricotta o la prosciutto. La maggiorana tritata. Parmigiano. Uova. Un po' di sale. E un po' di pepe. E mescoliamo. Uniamo i porri al nostro ripieno e mescoliamo. Riprendiamo la pasta matta e la dividiamo in due pezzi, uno un po' più grande dell'altro. Lasciamo il secondo nella pellicola così non secca. E tiriamo l'impasto un po' con il mattarello e un po' con le mani. Se usate una farina forte, quindi una farina di tipo 1, piuttosto grezza e ricca di glutine, l'impasto rimarrà molto elastico. Quando è un po' più grande della nostra teglia, è pronta. Un po' di olio in una teglia e voilà. È pronta anche la seconda sfoglia. Travasiamo sulla prima sfoglia e appiattiamo con un cucchiaio. La torta di Porri non è una torta alta, come la pasqualina per intenderci, è un pochino più sottile. Copriamo con la seconda sfoglia e tagliamo la parte in eccesso. La pasta matta avanzata si può rimpastare, e per questo io ne faccio sempre un po' di più. Si lascia riposare di nuovo un quarto d'ora, mezz'oretta e si può ritirare. Potete farci un sacco di ricette che trovate sul mio blog, tipo le focaccette con il formaggio, una piccola focaccia al formaggio, una pizzata, un'altra torta salata, insomma, quello che volete. Formiamo un bel bordino. Un po' di olio e spennelliamo bene la superficie, compreso il bordo. Inforniamo a 180 gradi statico per 30-40 minuti. La nostra torta salata di Porri alla ligure è pronta, adesso la lasciamo raffreddare.